Sappiamo che bisogna affrontare una partita difficile contro una squadra che è una delle tre retrocesse della Serie A, quindi attrezzata, forte. Purtroppo è un po' un percorso difficile quello che stanno facendo loro, però ha cambiato allenatore, io l'ho avuto per l'ultimo periodo ad Alessandria l'anno scorso. È un bravo allenatore d'esperienza che sa mettere in campo la squadra, sa dare dei valori alla squadra, quindi ci aspetta veramente una partita tosta e difficile da affrontare. È vero, c'è stato questo calo nella ripresa, però che ti posso dire, purtroppo il calcio è così, succedono queste cose qua, l'importante è capire dove sono stati fatti gli errori, perché abbiamo affrontato così il secondo tempo rispetto che al primo e cercare di portare le cose migliori per la partita che ci spetta. I tifosi sono lì, guardano la partita, sono lì per applaudire, sono lì per fischiare. Noi cerchiamo di dare il massimo in campo è logico che a fine partita magari il fischio del tuo tifoso dispiace, però bisogna sempre prenderla nella maniera positiva, secondo me, e cercare di fare meglio per poi prendere gli applausi. Mi sono fatto trovare pronto semplicemente perché mi sono sempre allenato con la speranza di dire questa settimana tocca a me, questa settimana tocca a me. Poi non succedeva, però continuavo sempre ad allenarmi e questo mi ha permesso di farmi trovare pronto nel momento in cui sono stato messo in campo. E mi fa piacere che comunque c'è una striscia positiva di risultati quando gioco, perché vuol dire che c'è un lavoro importante dietro. E come domanda generale di come mi sto trovando in Serie B, di come lo sto affrontando bene da ultimo arrivato, quindi con la massima umiltà possibile, cercando di dare tutto quello che ho, perché come è stato per diversi anni nella mia carriera che non ci sono stato, adesso non me la voglio fare levare. Il mister vuole che non sempre, ma quando c'è la possibilità di cercare di giocare in verticale, di occupare lo spazio davanti in modo tale da poter fare delle azioni offensive. Quello che è passato, se uno sta a vedere sempre quello che fanno gli altri è sempre un se, ma se avessimo, se. Secondo me questo non è il modo di pensare di una squadra, di un giocatore, di un atleta, di un professionista che deve affrontare un campionato. Quindi è andata come è andata, oramai è passato e adesso bisogna pensare a Pescara, che è l'unica cosa veramente importante di questa settimana. Finito Pescara, sarà anche quella messa da parte e si penserà a quella dopo. Abbiamo fatto 10 partite, su 10 partite una sconfitta e quindi sono 9 comunque risultati utili consecutivi, cioè è qualcosa che se uno chiedeva 2 mesi fa. Su 10 partite ne perdiamo solo una? Madonna, sì, subito, ok. Quindi è un po', secondo me, questo è il meccanismo che deve scattare. Poi è vero, sì, magari hai perso qualche punto, però invece altre volte ci sono state magari delle vittorie che magari non meritavamo, che avevamo giocato peggio. Quindi il calcio è un po' questo. Purtroppo, certo che dispiace non approfittare magari delle situazioni e trovarsi magari con quel punto in più. Però questo è il bello del calcio. Ti ripeto che sono tutti punti che se tu affronti le partite successive nella maniera giusta, cercando di levare e di pulire gli errori che hai fatto nella partita precedente, i punti poi li porti a casa. Il Bari se a questo punto vuol dire che ha fatto questi, se ha fatto questi punti qua, vuol dire che merita questi punti qua. Altrimenti ne avremo 2, 3, 4, 5 in più o 3, 4, 5, 6 in meno. Quindi se abbiamo fatto questi punti qua fino adesso, noi vuol dire che siamo questa squadra qua. Poi a fine anno si faranno i conti. Sono tante partite, tanti scontri diretti. Secondo me chi è più lucido, chi sta meglio fisicamente, ma soprattutto chi ha veramente intenzione di fare qualcosa di importante. Avrà i risultati e metterà in campo quello che servirà per vincere le partite. Aspetto un avversario che, ripeto, conosco l'allenatore e so che è molto preparato e molto d'esperienza. Però
Secondo me troveremo una squadra che ci aspetterà e cercherà di ripartire, anche perché sono molto molto bravi e ripeto che è una squadra che delle tre retrocesse, una delle tre retrocesse della Serie A, quindi è una grande squadra, bisogna fare attenzione, non bisogna prenderla sotto gamba assolutamente, nonostante il percorso che abbia fatto, e sarà una delle partite più difficili della stagione.